L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che si ascoltano in podcast e anche in videocast su diverse piattaforme online. Oggi voglio condividere con voi una testimonianza, la testimonianza di fede di un giovanissimo amico che, nonostante i suoi 21 anni, prossimo alla laurea triennale in scienze dell'educazione, ci racconta in questo breve scritto dal titolo L'arte di essere felici con Gesù, quello che è stato il suo cammino di riconciliazione interiore, perché la sofferenza non ha l'ultima parola. Matteo Nesci, insieme a noi, ci racconta quella che è stata la sua, e quella che è la sua esperienza, perché è un cammino che prosegue, non si conclude. È vero, Matteo? Allora, buonasera a tutti e ti ringrazio Giovanni per il gentile invito che mi hai fatto a venire in questa tua trasmissione. È un onore essere con te. Allora, Matteo, 21 anni, giovanissimo, però tu in queste righe scrivi delle esperienze che tu hai vissuto, non è pura teoria, tu studi scienze dell'educazione, sei un amante anche della psicologia, ma quello che ci racconti non sono favole, sono esperienza vissuta, nonostante i tuoi 21 anni. Io ho letto questo primissimo lavoro, tu mi dicevi prima, non avevo intenzione di scrivere un libro. E allora subito ti chiedo come alla fine è venuto fuori questa pubblicazione, che tra l'altro è possibile anche acquistare su Amazon. Allora sì, partiamo dal presupposto che io non avevo l'intenzione di scrivere un libro, come hai ben detto. È tutto nato per caso. In primis, come hai già detto, a giugno mi laureerò in scienze dell'educazione presso l'Università di Milano Bicocca e quindi ho deciso di trattare un tema particolare nella tesi di laurea, che è il rinnovamento carismatico cattolico, che è il movimento al quale fin da piccolo ho sempre partecipato. E all'interno di questa tesi di laurea io ho dedicato un piccolo approfondimento al tema della guarigione interiore, della riconciliazione interiore, della guarigione interiore, quindi basandomi anche su studi che ho fatto di psicologia, pedagogia, eccetera. Successivamente, con il contributo di tante persone a cui ho fatto leggere un po' dei miei scritti, sono stato spronato vivamente a pubblicare e quindi ho pubblicato quest'opera che io in realtà avevo scritto e di cui io non ricordavo. Cioè io praticamente ho scritto questa opera nel 2018, in momenti di sofferenza, e l'ho riscoperta, credimi, per caso, aprendo il computer, sono andato nell'hard disk e ho trovato questo file Word già preconfezionato, già quasi terminato, quindi l'ho solo rielaborato e poi ho pensato, ho detto, ma quasi quasi potrebbe aiutare tante persone, no? Quindi poi ho contattato un Bruno Panuzzo di Bovalino, che ha un piccolo studio di casa editoriale locale qui in Calabria, che subito ha appoggiato la mia idea, è stato felicissimo di quest'idea e che mi ha aiutato nella realizzazione poi del progetto che è ancora in stampa, che è appunto L'arte di essere felici con Gesù. Quindi è un cammino di guarigione interiore e poi il sottotitolo è La sofferenza non è l'ultima parola. Quindi, qual è il valore della sofferenza che tu hai vissuto nella tua breve vita, ecco, fino adesso? Bene, allora, all'interno del libro, come vedi, si apre con il primo capitolo che è il valore della sofferenza. Io penso che anche se la sofferenza ti forgia, ti forma, ti butta a terra, perché ti fa guardare in basso molto spesso, ha un valore, potremmo così dire, terapeutico, ha un valore importante, perché poi ti dà la sofferenza che si riesce quando molto spesso si viene aiutati o dalle persone che si ha accanto o alzando lo sguardo verso l'alto
ad uscirne i vincitori, quindi la sofferenza se viene trasformata, quindi trasformata in resilienza, allora può avere un valore, potremmo dire, salvifico, anche per chi è credente, per chi è cristiano, no? La sofferenza, senza la sofferenza di Gesù non ci sarebbe stata la sua risurrezione, quindi la nostra salvezza, no? E quindi la sofferenza. Tu hai trasformato questa tua sofferenza, immagino, attraverso fondamentalmente quello che è il tuo percorso spirituale, ma quanto ti ha aiutato in questa trasformazione della sofferenza anche la scrittura? Cioè, quello che hai scritto è stato, ed è terapeutico. Sì, è stato fondamentale perché mettere nero su bianco è difficile, ma è fondamentale perché io penso che nel momento in cui chiamiamo per nome, diamo parola, diamo voce alla nostra sofferenza, è il modo attraverso la quale possiamo riconciliarci con la nostra sofferenza e qualsiasi canale di espressione. Può essere terapeutico. Io, ad esempio, come sai, utilizzo come canale di espressione la danza, soprattutto. È la prima volta nella veste di autore. Mi viene strano ritrovarmi nella veste di un autore di un libro, ti dico la verità, è la prima volta. Io ho sempre danzato, quindi è la prima volta. Però è bello perché sto raccogliendo i frutti di questo lavoro e ho avuto la possibilità di presentarlo ad alcune classi, perché ringrazio il Liceo delle Scienze Umane di Locri, con la Dove tu vicepresidente, hai studiato, no? dove io ho studiato, mi sono diplomato e dove ora attualmente sto facendo un'esperienza, diciamo, di tirocinio, di consulente pedagogico, che mi hanno caldamente invitato a testimoniare di questo libro, e all'interno del quale faremo anche la presentazione del libro, e piano piano verrà presentato agli studenti. Quindi è anche un modo di riscattare e di aiutare anche gli altri, quindi dare un messaggio di speranza. E sto avendo tante risposte positive da tanti giovani che, come me, hanno vissuto tante sofferenze, perché la sofferenza oggi è veramente abissale. Ed è bello, una volta che si esce da un periodo particolare, poter essere canale per gli altri. Per me questo è fondamentale, ed è questo il messaggio di questo libro, no? E il bisogno di amare va di pari passo con quello di essere amati sulla base di quanto hai vissuto. Sì, io penso, infatti ho scritto anche che la maggior parte delle sofferenze interiori derivano da un bisogno profondo d'amore, perché ciascuno di noi dentro di sé ha bisogno di questo amore e se non riusciamo a percepire dentro di noi l'amore, ciascuno di noi porta delle carenze in base alla propria storia, proprio la psicologia che ce la insegna, no? Non è colpa di nessuno, non è colpa né della nostra storia né dei nostri genitori né nostra. Però ciascuno di noi porta dentro di sé delle carenze affettive, delle carenze d'amore che hanno bisogno di essere guarite. E quindi il messaggio di questo libro qual è? Quello di lasciarsi inondare da un amore più grande, che è quello che guarisce ogni ferita, che è appunto l'amore di Dio, l'amore di Gesù, il messaggio cristiano. Dio, infatti, tu scrivi, ti ama incondizionatamente, ma l'idea che tu vuoi condividere anche con i tuoi lettori in questo libro è proprio quella che Dio non è un giustiziere, Dio non ti condanna, ma è molto bella questa idea che viene fuori e che forse molti cristiani. Forse misconosciamo, no? Ma Dio è misericordia infinita. E questa è l'immagine di Dio, no? E allora, quello che ho voluto cercare di comunicare attraverso questo capitolo è proprio come molto spesso, e ne ho fatto esperienza per primo, vediamo Dio come un Dio psicologico, come un Dio castigatore, come un Dio che ti impone delle cose, perché abbiamo una visione, potremmo dire, legalista della nostra fede.
Invece dobbiamo fare un passaggio, secondo me, secondo la mia modesta esperienza, da religione a relazione, il che non significa che la religione non sia fondamentale, perché noi siamo cristiani, credenti, cattolici, ciascuno professa il proprio credo, la propria fede in modi diversi. Però c'è bisogno di questo salto di qualità ad avere una relazione con Dio. Quando c'è la relazione, allora sì che si può percepire quello che è l'amore di Dio che guarisce e risana ogni ferita. Senza questo passaggio proietteremo nei confronti di Dio, facendo un transfert, quelle che sono le nostre immagini sbagliate di Dio, che ci possono essere state imposte da chi che sia, dal contesto culturale, dal contesto religioso. Torno a ripetere, non sono critico nei confronti della religione, anzi, secondo me è importante aiutare, soprattutto noi giovani, a capire che molto spesso non diamo la giusta importanza alla dimensione religiosa e spirituale, perché pensiamo che la fede sia solo il sacerdote, la parrocchia, il prete, invece non capiamo che la fede è una cosa viva, perché Dio è vivo e che è presente nella vita di ciascuno di noi. E quindi penso che sia proprio una rivoluzione questa. E questo non significa che non bisogna ciascuno che ognuno de non debba perseguire nel proprio percorso, no? Che ha iniziato, ognuno ha un proprio movimento di riferimento, una propria parrocchia, eccetera. Però aprire anche gli occhi, aprire gli orizzonti, cioè non tutti i giovani vengono in chiesa. Cioè, la maggior parte dei miei amici non sono ragazzi che vengono in chiesa, magari credono, ma mi fanno domande e mi chiedono: ma Dio perché? Ma Dio esiste? Ma Dio. Quindi dobbiamo dare risposte concrete, non possiamo più basarci su quella che è una visione tradizionalista della fede. È difficile perdonare, no? In senso generale, dovrebbe in teoria per un cristiano essere più facile, ma in realtà non lo è. Eppure, se noi riuscissimo ad entrare sempre più in profondo, forse ci accorgeremmo che il perdono guarisce prima di tutto noi stessi, no? Prima di perdonare l'altro. O no? Questo è anche quello che ci vuoi dire. Sì, allora io credo che il perdono sia la chiave. Credo, io non sono nessuno per dirlo, direi la psicologia lo dice, ma anche la fede, che il perdono è l'arma, è lo strumento terapeutico principale che apre la porta, potremmo dire, della guarigione, di qualsiasi guarigione, malattia interiore, no? Perché il problema di fondo della nostra generazione, ma mi metto io in mezzo perché l'ho vissuto, è le problematiche interiori, non è tanto. Perché noi oggi, sai, abbiamo tutto, siamo accuditi dai nostri genitori, eccetera, però la sofferenza che viviamo noi giovani di oggi, ma lo siamo tutti, è la sofferenza interiore. Che ci portiamo perché abbiamo così tante ferite che sono ancora da risanare, e che devono essere guarite appunto attraverso il perdono, che però il perdono non è facile. Il perdono potremmo dire è un dono che facciamo a noi stessi prima di tutto e agli altri, però è anche una grazia che ci deve venire da Dio, altrimenti con le nostre forze non riusciamo. Però attraverso il perdono si aprono le porte della guarigione. E poi anche nella mia tesi di laurea ho portato anche degli esempi concreti di studi psicologici, dell'importanza del perdono nella cura, nella guarigione interiore delle persone. Quindi, secondo me, è di fondamentale importanza questo aspetto. Ma tutto quello che ci siamo detti fino adesso forse manca di un tassello basilare, di quella che io chiamo la benzina del cristiano, quell'elemento che ti permette di collegarti all'infinito, di rimanere in contatto anche con chi per esempio non c'è, e mi riferisco alla preghiera. Che spazio occupa per te la preghiera nella tua giornata? Ritagliarsi dei momenti di preghiera in questo mondo così frenetico, poi vivendo soprattutto negli ambienti metropolitani, anziché magari in qualche, diciamo così, cittadina di provincia meno frenetica, non è facile, ma io credo sia indispensabile e necessario come l'aria. Sì, allora io
io credo che la preghiera sia fondamentale. Come dicevo prima, è una relazione. Quindi ogni cosa che noi facciamo può essere preghiera. E devo ringraziare il Rinnovamento Carismatico, il movimento, come ti dicevo, che ho analizzato proprio in modo scientifico, potremmo dire, no? Perché ho scoperto delle chiavi di lettura che molto spesso noi cristiani sottovalutiamo, cioè il potere della preghiera, il potere della lode, il potere della preghiera spontanea, della preghiera comunitaria, della preghiera carismatica, della preghiera che non sono delle formule recitate, e anche quelle sono fondamentali, ma la preghiera che è anche uno slancio, veramente un aprirsi in modo spontaneo all'intervento di Dio. Però la preghiera con le nostre forze, ritorniamo sempre lì, non ce la possiamo fare. Dobbiamo invocare lo Spirito Santo affinché ci aiuti, perché nella parola c'è scritto, no? Quando verrò, non ricordo bene il passo, però Gesù dice: quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà la verità tutta intera, no? È bene per voi che io me ne vada. Quindi abbiamo bisogno di questo Spirito Santo che ci insegna a pregare. E la preghiera è fondamentale, è come l'ossigeno, no? È come l'aria che noi respiriamo. E all'interno del testo ci sono tante preghiere. E ringrazio anche per il contributo che c'è da parte di padre Pat Collins, che è un sacerdote irlandese, che gentilmente mi ha scritto un bellissimo contributo all'interno del libro che parla della guarigione carismatica, quindi per connetterla al tema della preghiera, no? Perché lui fa proprio uno studio, potremmo dire teologico, in cui lui spiega il potere anche terapeutico della preghiera chiamata nel mondo carismatico, appunto preghiera carismatica, e dà degli esempi concreti, quindi non è una preghiera da folli, da esaltati, ma prima di tutto è una preghiera biblicamente fondata, riconosciuta dalla Chiesa, in secondo luogo. In terzo luogo lui porta di esperienze di guarigione di persone che veramente hanno ricevuto la guarigione soprannaturale da Dio attraverso la preghiera. E poi il testo si conclude con una serie di preghiere di guarigione interiore, guarigione del corpo, della mente, dello spirito, di autoguarigione. Quindi tutti quegli strumenti che possono essere utili per qualsiasi persona, qualsiasi sia la sua condizione, di credente o di non credente, per relazionarsi verso l'altro. Io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con una domanda che io pongo sempre ai miei studenti, sempre più spesso. Cos'è che ti rende felice? Bella domanda. È la domanda più difficile. Io direi... No, no, non abbiamo preparato nessuna di queste domande che... Non abbiamo preparato nessuna, ma questa è certo, senza dubbio la più difficile alla quale rispondere. Io penso che ciò che mi rende felice è realizzare i miei sogni, quelli che magari che porto nel cuore, vedere realizzati i sogni che diventano realtà, questo mi fa felice. E poi soprattutto poter aiutare gli altri, vedere come attraverso il mio contributo posso essere un aiuto per gli altri. Questo mi rende felice e sto avendo tante belle conferme e spero di essere sul cammino giusto. E questa è la tua esperienza, Matteo, l'arte di essere felici con Gesù, un cammino di riconciliazione interiore, perché la sofferenza non ha l'ultima parola. Il tuo primo scritto, il tuo primo lavoro che è possibile acquistare per chi lo volesse su Amazon. Io ti ringrazio per questa chiacchierata, per questa condivisione che abbiamo fatto. Auguro a te naturalmente il meglio e ai nostri ascoltatori anche una felice giornata, una felice settimana, una felice annata, una felice vita. Grazie a te di cuore. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. L'approfondimento dell'attualità.